Buonasera, benvenuti sui canali di Bergamo Scienza. Siamo alla seconda puntata della rubrica E leggere la scienza. Siamo in compagnia di Stefano Bertacchi, che innanzitutto saluto. Ciao Stefano. Ciao, ciao Nicola, un saluto a tutti quanti. Allora, intanto prima di iniziare e anche di presentarvi Stefano, ricordiamo che questo evento è parte di un ciclo che ci accompagnerà fino al Festival 2021. Il ciclo di incontri che stiamo facendo è, come avete intuito, a distanza per ovvie ragioni, quindi un po' come abbiamo fatto l'anno scorso per arrivare, diciamo, al Festival 2020, anche quest'anno faremo questa serie di eventi. Per seguire gli eventi basta collegarsi su YouTube o Facebook dove c'è la diretta e vi invito in ogni caso a seguirci sugli account social di Bergamo Scienza. Instagram e Twitch inclusi, oltre a visitare il sito www.bergamoscienza.it dove trovate tutto il programma aggiornato degli eventi, perché parte degli eventi li stiamo ancora inserendo, li stiamo ancora costruendo e come vi dicevo arriveranno fino ad ottobre. Allora, noi questa sera siamo in compagnia di Stefano Bertacchi, che è un biotecnologo industriale, dottorando all'Università degli Studi di Milano Bicocca. In realtà mi diceva prima che si sta per dottorare, nel senso che ha gli sgoccioli, giusto Stefano? Sì, esatto, incrociamo le dita tra poco più di un mese dovrei discutere la tesi di dottorato. Va bene, quindi sei nel pieno della preparazione della difesa, della tesi, così si dice, difendere la propria tesi, che è un termine Sì. che mi ha sempre inquietato, quindi non Ti vorrei saprò essere. dire poi Ecco, va com'è. bene. E Stefano si occupa, appunto, è un biotecnologo industriale, si occupa principalmente di capire come utilizzare i microrganismi, che sono anche l'oggetto dell'incontro di questa sera. Adesso vi dico perché, ma lo sapete già, probabilmente, di utilizzare i microrganismi geneticamente modificati o che esistono già, in natura per in qualche modo riutilizzare degli scarti di alcuni dei processi, industriali che ci consentono di vivere, come viviamo, ma di reinserirli all'interno della catena di produzione in qualche modo, quindi di ridurre il quantitativo di rifiuti, cioè di quelle cose che mettiamo da parte, di trovare il modo invece di dargli valore nuovamente e ci racconterà Stefano stasera i microrganismi ci possono aiutare. Stefano Bertacchi ovviamente è anche un divulgatore, è molto attivo sui social network, frequenta tutti i festival italiani, compreso il nostro, infatti sei qui e ha pubblicato due libri, uno dei quali appunto è uscito da pochissimo. Quando è che è uscito Stefano? Mi Il dicevi 5 febbraio, 5 2 settimane febbraio, fa. quindi noi arriviamo precisi, non so se ti è già capitato di presentarlo. Comunque il libro si chiama Piccoli geni, alla scoperta dei microrganismi ed è edito da Oepli. Se l'ho detto correttamente, mi fa sempre un po' paura. In realtà Stefano aveva già pubblicato un libro per Oepli, che era Geneticamente modificati, che aveva anche vinto il premio nazionale di divulgazione scientifica nel 2017 per gli under 35, giusto? Quindi complimenti, Esatto, ti auguriamo un grazie. altro premio con Piccoli geni, che Speriamo. sicuramente vale. Allora, innanzitutto, Stefano, benvenuto. La smetto di parlare, inizio con la prima domanda, premettendo che siamo qua per rispondere alle domande del pubblico che ci segue, quindi assolutamente fate osservazioni, commenti, fate appunto, chiedeteci delle curiosità, chiedetele a Stefano perché io non so nulla di quello di cui stiamo parlando, o molto poco, però sono in buona compagnia. La prima cosa che ti volevo chiedere era, leggendo il libro, anch'io da persona che conosce, diciamo, fino a un certo punto le tematiche, sono rimasto sconvolto dalla quantità di batteri di cui si parla, peraltro non solo di batteri e di microrganismi più in generale, di cui si parla nel libro, non solo in termini di numeri, ma di storie, e sono rimasto sconvolto da quanti processi e quante cose che io immaginavo accadessero, boh, per motivi chimici, fisici, come dire, indipendenti dalla vita, in realtà sono possibili grazie ai microrganismi. È una storia pazzesca. Sì, diciamo che l'obiettivo principale di questo libro appunto è celebrare questi piccoli geni, appunto, che sono i microrganismi, come detto, batteri, ma non solo, anche funghi, lieviti, muffe, protozoi, archea, tutti questi esseri microscopici che, come direbbe il piccolo principe, sono essenziali nonostante siano invisibili agli occhi, semplicemente perché sono molto piccoli.
Questa loro apparente semplicità, che in realtà biologicamente non è poi così tanto semplice, volendo vedere, in realtà è anche un grosso vantaggio, perché può permettere loro di adattarsi a situazioni anche strane e ad abitare delle nicchie ecologiche che non penseremmo mai, come possono essere i laghi bollenti di Yellowstone o i laghi ghiacciati dell'Antartide, andando persino poi eventualmente nel cielo e nello spazio. Quindi sì, sicuramente la biodiversità microbica è al centro di questo libro, l'idea è quella di celebrarla. Contarla è molto complicato, perché ovviamente tanti non ne conosciamo ancora di questi microrganismi. La microbiologia di fatto è una scienza molto nuova all'interno delle life science, rispetto, non so, alla botanica o alla zoologia, semplicemente perché le piante e gli animali li vedevamo da prima, invece essenzialmente da quando poi è stato inventato il microscopio in poi è stata un'esplosione della microbiologia che ha avuto, diciamo, la sua espansione maggiore iniziale verso la metà del XIX secolo, dove ci sono state grosse scoperte con importanti microbiologi, eccetera, eccetera. Diciamo che soprattutto, per esempio, negli oceani non conosciamo ancora, non abbiamo ancora esplorato molte delle profondità dei nostri oceani, quindi non sappiamo esattamente quanto ce ne possano essere. Stimiamo oggi, meno di quelle che conosciamo, di specie microbiche circa 120.000 di sole specie diverse, che sono molte. Detto questo, il problema sempre è anche qual è il confine tra microrganismo e non microrganismo. Ci sono alcuni batteri particolarmente grandi, anche se andiamo nel mondo dei funghi o delle alghe, il confine tra cosa è micro e che cosa non è micro è abbastanza labile. Cioè, diciamo che anche ho cercato a lungo queste informazioni e sto molto complicato, quindi alla fine sono riuscito a trovare questa stima. Possiamo però, questo è il numero di specie, quindi di specie diverse. In realtà, per esempio, se prendiamo anche semplicemente un cucchiaino di suolo, possiamo trovare fino a 1 miliardo di cellule microbiche. Numericamente ovviamente sono alti, perché sono molto piccoli, in un anche piccolo spazio per noi, come può essere un cucchiaino di suolo, ce ne stanno molti, quindi per esempio 1 miliardo, che sono poco meno delle persone che si trovano in Africa in questo momento, quindi pensiamo noi il parallelo con loro. Negli oceani stimiamo che ci siano 130 triliardi di batteri, di soli batteri, però molto probabilmente questi numeri sono comunque sottostimati, perché certo, come al solito contiamo quello che possiamo vedere, non quello che non possiamo ancora vedere. Una cosa che sembra a volte, appunto, leggendo il libro, dove dicevamo ci sono le storie di tantissimi batteri e di altri microrganismi, io dico batteri perché sono praticamente affezionato, sarà che stando in un ospedale forse, in realtà si può parlare anche di funghi, si può parlare di tante cose, diciamo, grazie, infelici, però stavo dicendo, ci sono tantissimi nomi di microrganismi e a volte sembra, anche dai nomi che richiamano il luogo dove sono stati scoperti, sembra che un po' ovunque ci si volti si trova una specie nuova, c'è una storia di un microrganismo che porta il nome, non so se è un batterio in questo caso davvero, ma porta il nome di Twitter perché è stato scoperto da una scienziata, da un'immagine scattata, postata su Twitter. Ce n'è uno che riprende il nome della Fossa delle Marianne, se non ricordo male, perché è stato trovato in fondo alla Fossa delle Marianne. Abissi Bacter profundi. Ecco. Quindi insomma sono veramente dappertutto. Tra l'altro, visto che parlavamo di questo sulla Fossa delle Marianne e di ambienti estremi, c'è una parte molto interessante del libro in cui si parla di un ambiente estremo in particolare, che è lo spazio che citavi poco fa, no? Innanzitutto estremo perché? Questa è una delle domande che ti vorrei fare, in che senso estremo? E poi cosa significa questa cosa? Cioè che potrebbero resistere, che possono resistere a viaggi probabilmente spaziali più o meno lunghi, anche se bisogna vedere, adesso ti spieghi, e cosa può significare questa cosa in positivo, in negativo. Ci sono molte curiosità, sì, su questo. Allora, innanzitutto c'è da dire che, appunto, come sottolineo nel libro, il concetto di estremo è sempre personale, nel senso che in questo caso è estremo per noi esseri umani. Nel capitolo in cui parlo appunto degli estremofili, sottolineo come ci sono, per esempio, dei ipertermofili, che sono batteri o archea,
che vivono benissimo a 190 gradi centigradi, che per noi ovviamente è completamente proibitivo, ma che sotto i 70 gradi centigradi non riescono a sopravvivere, e noi a 70 gradi non ci arriviamo neanche. Quindi quello che per noi è estremo, per loro è la normalità, e anzi la temperatura a cui viviamo noi è estrema per loro eventualmente. Chiaramente lo spazio ha diversi problemi. Innanzitutto, su tutti, l'esposizione a elevate quantità di radiazioni, che normalmente verrebbero schermate dalla nostra atmosfera, cioè la nostra Terra, anche grazie all'intervento microbico, con la fotosintesi ossigenica, la produzione di ossigeno e la formazione dello strato di ozono, che dopo aver eliminato, causato la prima grande estinzione di massa, è stato utile Per noi. per la colonizzazione delle terre emerse, altrimenti praticamente impossibili, appunto le radiazioni che causano gravi danni soprattutto al DNA. Chiaramente, È essendo uno il dei DNA. problemi del viaggio spaziale, no? Cioè come Esattamente. gli esseri umani che invece, a differenza di alcuni batteri, insomma, soffrono in particolar modo, come proteggerli, no? Esattamente. Quindi ci sono stati nel tempo diversi studi, soprattutto da parte della NASA, chiaramente, per capire se vi fossero dei microrganismi capaci di resistere alle, diciamo, le intemperie, in questo caso soprattutto lo stress da radiazioni presenti nello spazio. Diciamo che paradossalmente alcuni dei microrganismi più resistenti a queste radiazioni sono stati trovati in realtà sulla Terra, cioè Deinococcus radiodurans, che è un batterio che appunto è radiodurans, cioè resiste nei confronti delle radiazioni. È stato isolato in realtà in un posto non particolarmente epico, ma all'interno di una scatoletta di carne in scatola. Appunto, per la Perché? serie sono dappertutto, no? Esatto, La sono carne in dappertutto scatola perché andò lì qual è dimenticata. stato il discorso che l'obiettivo era quello di sterilizzare la carne utilizzando dei raggi essenzialmente UV, ma questi microrganismi sono sopravvissuti alla fine, quindi hanno dimostrato una fantastica capacità di resistenza. Similmente però il Deinococcus radiodurans riesce a resistere a radiazioni migliaia di volte superiori a quelle che noi esseri umani riusciremmo a sopportare. Quindi è veramente un duro. Diciamo che è interessante studiare questi microrganismi per capire i meccanismi di riparazione del DNA. Chiaramente, Perché questa capacità di resistere alle radiazioni è legata anche al fatto che, a differenza nostra, si rompono le molecole, ma poi in qualche modo vengono esattamente. riparate, cioè quel Esattamente, DNA. riescono a riparare e sembrerà strano, ma diciamo, il sistema di riparazione del DNA tra batteri, eucarioti, tra virgolette, inferiori, che non è un termine corretto, ma qui si intende per esempio i lieviti, eucarioti, tra virgolette, superiori, che è il termine sbagliato, noi esseri umani, in evoluzione non esiste superiore e inferiore. Certo. Il sistema di riparazione del DNA è molto conservato, cioè mi ricordo quando l'ho studiato all'università si poteva fare proprio un parallelo nei passaggi e anche negli enzimi coinvolti. E perché vi sto dicendo questo? Perché microrganismi possono essere organismi modello per lo studio di malattie nell'uomo, negli esseri umani, connessi al danno al DNA, ok? Proprio perché funzionano in maniera simile. Quindi riuscire a capire come batteri o microrganismi come Deinococcus radiodurans sono capaci di riparare il DNA potrebbe, ovvio che qui vado molto in là, però potrebbe aiutarci a capire dei meccanismi di riparazione e come riuscire a eventualmente combattere malattie legate al danni al DNA, come per esempio i tumori, chiaramente. Però tu facevi riferimento a un'altra cosa, quindi anche sui viaggi spaziali, capire se ci sono i microrganismi che possono, diciamo, sopravvivere nello spazio, ci può permettere anche di capire qualcosa riguardo eventualmente la vita, presente, passata o futura, di microrganismi su altri pianeti. Ma qui il discorso è lungo e complicato. Innanzitutto, beh, sappiamo per esempio su Marte che il nostro. Scusa, non posso mentire. Salute. Su Marte
mi è venuto a sapere, che è il nostro vicino di casa, sappiamo che c'erano in passato dei fiumi d'acqua, che oggi non ci sono più. Per noi l'acqua è importantissima per la vita, per come la conosciamo noi, ovviamente. Che rimane sempre la grande, cioè noi Esatto, cerchiamo quello che esatto. conosciamo, poi in realtà Esattamente. E ci sta. chiaramente cerchiamo vita microbica, quindi quando Certo. parliamo di prove della vita su altri pianeti, parliamo poi di vita microbica, essenzialmente. Quindi potenzialmente qual è il discorso? È che, per esempio, lo studio nell'astrobiologia di microrganismi capaci di crescere in condizioni molto complicate sulla nostra Terra, come pensiamo, non so, gli xerofili che crescono in assenza d'acqua, quasi con pochissima acqua, quindi i posti più secchi che possiamo immaginare, come il deserto di Atacama, uno potrebbe dire: ok, se qui c'è vita e possono sopravvivere, perché non potrebbero farlo sulla Luna o su Marte, dove l'acqua liquida non c'è? Punto di domanda. Quindi si studia qua per poi eventualmente studiare anche dall'altra parte. No, l'altra cosa che pensavo e che era interessante, che a me aveva stupito invece era proprio, cioè la domanda è, nel caso in cui trovassimo vita su questi pianeti, l'altra domanda è come facciamo a essere sicuri? Probabilmente basta verificare anche che tipo di organismi ci sono, però nel libro parli del rischio che la portiamo direttamente noi, prima ancora di scoprirla magari, no? La cosiddetta panspermia. Quindi, qual è il discorso? Tutto nasce soprattutto da un episodio che è accaduto alla NASA proprio negli anni 70, in cui ci si era convinti che Streptococcus mitis, che è un batterio che normalmente vive nella nostra bocca, fosse stato in grado di sopravvivere per diversi anni sulla Luna, che noi l'avessimo portato là e che poi l'avessimo poi riportato indietro. Quindi ho detto: cavolo, allora vuol dire che questo qui può sopravvivere sulla Luna, quindi questo è interessante. In realtà, poi dopo molto tempo è venuto fuori che probabilmente c'è stata una contaminazione successiva e che il campione, questo era un obiettivo di una camera all'interno della guarnizione, probabilmente non è stata poi toccata con le dovute accorgimenti e quindi c'è stata una contaminazione successiva. In questo senso sottolinea come quando mandiamo qualcosa su altri corpi celesti, come sta accadendo in questi minuti, perché su Marte, dobbiamo essere sicuri che se poi dopo noi troviamo un batterio su Marte, non è che è perché c'era lì per davvero o che l'abbiamo portato noi per sbaglio di là. Quindi oggi la NASA, la NASA e le agenzie spaziali, quello che fanno è sterilizzano tutti gli oggetti che poi vanno a finire su un altro corpo. Stefano, forse abbiamo perso Sì, Stefano. nelle condizioni per È vedere se tornato? Ok, no, ah ti sì, abbiamo ecco, perso un giusto attimo, un attimo. scusami. Come si comporta appunto, a meno che dei microrganismi che ci si decide di portarsi dietro per vedere come si comportano effettivamente nello spazio quando sono esposti a queste Che è parte degli elevatissime studi radiazioni. anche che vengono fatti sulla Stazione Spaziale Internazionale. Noi Ah parlavamo sì. con Parmitano che appunto parte del suo programma di ricerca a studiare proprio il comportamento di alcuni batteri Ah sì, mi all'interno ricordo, l'avevo della Stazione seguita quella là, Spaziale sì. Internazionale. Sì, Sì, ci ha muffe, parlato batteri Luca per. soprattutto. Esatto. Sì, lì è interessante capire per due motivi. Uno, perché magari questi possono essere dei nostri patogeni, quindi sapere che questi possono essere in grado anche di crescere in quelle condizioni, considerando anche la microgravità, che è un altro elemento non da poco, perché ovviamente i Certo. microrganismi non ci sono abituati alla Come microgravità. noi del resto, infatti, Esatto, anche gli esattamente. astronauti accusano un po' l'assenza di gravità. Esattamente, quindi riuscire anche a capire se questi possono in qualche modo essere un problema sulla stazione spaziale per la salute poi degli astronauti stessi, non è da poco, ma poi anche per capire se possono essere utili, agganciandosi a quello a cui hai fatto riferimento tu del mio ambito di ricerca, perché alcuni microrganismi possono essere utili per lo smaltimento dei rifiuti stessi, o anche per produrre qualcosa che ti può essere utile in quel momento, quindi riuscire a capire se ti puoi portare dietro, diciamo, dei membri aggiuntivi della ciurma Non spaziale, può essere credo. utile soprattutto perché essendo piccoli e leggeri possono darti una grossa mano.
No, esatto, e sono una risorsa interessante perché fanno cose straordinarie, come magari adesso ci parleremo anche, pur essendo, diciamo, di dimensioni veramente piccole. Ci chiedono, Marica Abruzzese ci chiede, ci sono microrganismi che vivono in condizioni di vuoto? Allora, non ho mai pensato a questa cosa. Ti direi Adesso parte il che quizzettone, tra l'altro volevo dire, esatto. Stefano ha una maglietta con scritto non sono, No, però in è realtà la è la maglietta di maglietta di Bergamo Bergamo Scienze. Scienze, non è Esatto. per segnare, per rispondere automaticamente, non so, scusami, vai Esatto, la risposta Stefano. automatica ci sta. Allora, mi viene in mente che sicuramente ci sarà molta difficoltà nel vuoto, legato soprattutto alla pressione, perché la cellula comunque non vive da sola, vive con l'ambiente che ha intorno. Anche già soltanto cambiandogli la concentrazione salina dell'acqua in cui vive, la cellula può o esplodere o rinsecchirsi in un colpo solo. Quindi, cioè, adesso non ti saprei dire che è impossibile perché non l'ho mai affrontata questa questione, però è una domanda molto interessante, la vedo molto difficile. Poi la vita non mi stupisce sempre. Magari possono essere delle spore che sono più resistenti, ed è una sorta di criptobiosi, ovvero di forme di vita nascoste, nel senso che se ne stanno lì tranquille, pronte a germinare, in questo caso il termine germe è corretto, quando invece le condizioni sono migliori. Allora, Però tra l'altro parla. scusami, però per esempio, considerando che il sottovuoto è un metodo di conservazione, considerando che il sottovuoto è un metodo di conservazione, mi viene da pensare che sia molto difficile che i microrganismi riescano a sopravvivere in una condizione del genere. Detto che appunto ci sono microrganismi che sopravvivono alle condizioni più disparate, per cui, come dire, non bisogna mai. No, Certo. qua Agnese Sì? che Ciao ci Agnese. sottolinea. Ciao Agnese. No, è vero, cioè nel senso, la cosa interessante del libro è che si vede come lo studio, veramente, appunto, la ricerca di base, la ricerca su microrganismi che si possono trovare in ambienti comuni, abbia aperto in contesti naturali, eccetera, poi studiati in laboratorio, abbia aperto delle miniere d'oro di risorse tecnologiche, di innovazione. Ovviamente gli esempi immagino che si sprechino. Io nel libro, cioè, a me ha colpito ovviamente, c'è un punto in cui parli di questo batterio, non so se è corretto batterio a singolare, detto così, però, spero di non Sì, di parlare batterio con è giusto, sì, anche se anche a me non si dice suona mai. strano perché non si dice mai, Talmente però tanti è che da così. soli non li. Esatto. No, dico di un racconto di questo batterio che è in grado in qualche modo di modificare geneticamente una pianta che attacca, è un parassita, no? E del fatto che poi la tecnologia che il batterio utilizza, che ha sviluppato nel corso dell'evoluzione, viene utilizzata ed è stata utilizzata per, allo stesso modo, la PCR, perché cioè, quasi tante tecniche biotecnologiche sono state in qualche modo rubate ai batteri. Quindi il tuo lavoro un po', cioè in questo libro stai cercando in realtà di. Come dire, di restituire un po' di quello che come categoria professionale avete rubato ai microrganismi. Assolutamente. Il primo a cui fa riferimento è un batterio, appunto Agrobacterium tumefaciens, che ha un nome che in realtà sembra anche lì un nome a caso, ma agro perché ha a che fare con le piante, tumefaciens perché causa la formazione di un tumore. In questo caso un tumore delle piante, perché? Perché essenzialmente è in grado di inserire all'interno della pianta un pezzo di DNA, praticamente modificandola geneticamente. Questo pezzo di DNA codifica per diversi geni che servono per esempio per la virulenza stessa, ma anche per la produzione di un aminoacido che è cibo del batterio e soprattutto per degli ormoni della crescita. Quindi essenzialmente sta dopando la pianta, facendola crescere in maniera esponenziale in un punto preciso, quindi per quello che causa un tumore, cioè una crescita incontrollata, e allo stesso tempo praticamente usa queste cellule come delle bioraffinerie per produrre l'aminoacido che serve a lui come cibo, portando poi alla morte La della pia. pianta. Quello che abbiamo osservato come esseri umani è questo fenomeno, abbiamo detto, beh, ok, ma visto che questo batterio è così bravo a modificare le piante, se al posto che far produrre alla pianta l'aminoacido che serve al batterio,
faccio produrre invece una cosa che interessa a me. Il batterio non lo saprà, noi inganniamo il batterio che inganna a sua volta la pianta e la pianta inizierà a produrre quello che voglio. Quindi questo, infatti, è uno dei metodi più comuni di modificazione genetica delle piante. In realtà poi Agrobatterium subtumefacens si può anche applicare per esempio i lieviti, i rodospori di un turuloides, che è il lievito che utilizzo in laboratorio per ambito di ricerca, può essere modificato anche utilizzando Agrobatterium tumefaciens. E parlando di attività di ricerca, come hai fatto tu riferimento alla PCR, PCR che ormai adesso conosciamo tutti perché è lo strumento che serve per cioè la tecnica che serve per diciamo, l'analisi del tampone della Covid, praticamente per l'identificazione dell'RNA virale del SARS-CoV-2. Qual è il È il discorso? motivo per cui, diciamo che, cioè il motivo per cui poi i tamponi rapidi sfruttano una tecnologia diversa è perché in realtà appunto la PCR è comunque una tecnica che al momento va fatta in un laboratorio vero e proprio, richiede un certo tempo Tempo, esatto. e diciamo Però poi nei momenti di ingolfamento. grazie a un'archea originariamente che è Thermus aquaticus, che appunto vive a che fare con l'acqua, ma anche a che fare con il calore. E infatti è stato isolato a Yellowstone, nelle pozze bollenti di Yellowstone, perché questo microrganismo vive ad alte temperature, parliamo 90 gradi, una cosa del genere, 70-90 gradi. E quindi l'enzima fondamentale per la proteina per far funzionare la PCR è la DNA polimerasi, che è quella che serve essenzialmente per duplicare e replicare le copie del DNA, in questo caso il DNA che deriva dall'RNA virale, è stata appunto isolata da quel microrganismo dal buon Kerry Mullis, che poi ha ottenuto il Nobel per la chimica per tutto questo. E diciamo che è stata una scoperta stratosferica, perché questo ha permesso di utilizzare la PCR, e il fatto che resista ad alte temperature è fondamentale perché la PCR proprio si basa su alte temperature per permettere un'amplificazione specifica sul pezzo di DNA che ti serve. In questo caso Interessa. può essere quello specifico di questo coronavirus. Successivamente ce ne sono state poi altre entrate anche sul mercato, come per esempio quella di Pyrococcus furiosus, che Un appunto altro ha nome. Iper Thermophilus, che è un nome bellissimo, che piro dal greco è fuoco, quindi ovviamente ha a che fare con alte temperature. Quindi sì, sicuramente i microrganismi ci forniscono un sacco di strategie che già loro utilizzano per sopravvivere nel mondo là fuori, che non ci sembra mai terrificante in realtà, e noi, grazie a quello che poi si chiama anche bioprospecting, cioè andare a caccia di talenti in giro per il mondo, alla ricerca di caratteristiche che ci possono essere particolarmente utili, come saper infettare una pianta o resistere ad alte temperature. Infatti, questa, diciamo, questa, cioè, c'è un capitolo bello nel libro che se non sbaglio si chiama Microchip. Ho Sì. apprezzato molto il titolo dei capitoli, perché secondo me il titolo dei Ah. capitoli Microcosmo, Microclima, Microchip, Micronazione e Microcredito sono i capitoli del libro e c'è il capitolo Microchip nel quale racconti un po' di questa guerra senza sosta, diciamo, è una guerra mondiale per certi versi, anche se si gioca su territori molto piccoli, diciamo, tra questa varietà incredibile di microrganismi. E si racconta appunto di come molti degli strumenti di cui stiamo parlando adesso e di cui parliamo anche a breve, sono stati costruiti da questi batteri, da questi microrganismi più in generale, per combattersi fondamentalmente l'un l'altro, no? E se ci volevi fare qualche esempio di qualche cosa curiosa che nel libro c'è, prima di chiederti di uno degli strumenti fondamentali di questa guerra, che conosciamo tutti, che sono gli antibiotici, e di cui spesso ci dimentichiamo, cioè pensiamo che gli antibiotici a volte si chiede: ah, ma chi è che ha inventato gli antibiotici? Non è che sono stati proprio inventati, come gran parte di quello che facciamo sono stati scoperti, e il fatto che ci fossero già da un po' di tempo prima che noi ne fossimo a conoscenza spiega anche perché non sono, come dire, un'arma dal potere infinito, ma che hanno dei limiti, no? Quindi.
Sì, assolutamente. Nel capitolo microchip lo scopo è rispondere alla domanda che cosa fanno. Cioè, nel primo capitolo rispondo chi sono i microrganismi, nel secondo dove si trovano i microrganismi, risposta ovunque, praticamente. Capitolo 3 è cosa fanno. E diciamo che prendendo l'evoluzione come sfondo e la selezione naturale come sfondo di tutto questo, i microrganismi sanno fare un sacco di cose. Beh, innanzitutto si procacciano il cibo. Per procacciarselo hanno diversi modi. Quindi, per esempio, possono o costruirselo da soli, tra virgolette, nel caso degli eterotrofi, che sfruttano, per esempio, l'energia gratuita del sole con la fotosintesi, similmente a quello che fanno le piante. In realtà sono le piante che poi hanno preso in prestito la strategia dai cianobatteri che per prima l'hanno inventata, qui potremmo dire che l'hanno inventata loro, Loro davvero l'hanno inventata per me. causando poi la prima grande estinzione di massa, come dicevo prima, per collegarmi a Sandal che ha Esatto, noi nella presentato scorsa puntata abbiamo parlato di estinzione di massa e abbiamo parlato dell'estinzione, la cianobatteri. catastrofe dell'ossigeno, la famosa catastrofe. Ops, esatto. Oh, dell'ossigeno. Quindi sì, quindi hanno, invece altri sono, scusami, gli autotrofi sono quelli che fanno da soli, gli euterotrofi sono quelli che invece approfittano del cibo prodotto da altri. Alcuni microrganismi sono anche capaci di ottenere energia utilizzando sostanze inorganiche come i metalli che vi sono, quindi mi viene in mente acidi Ottiobacillus ferrooxidans, sempre nomi facili. Tu eri Metalli passato prima di reducens, te. un altro, esatto, Geobacterium metalli reducens, mi pare. Comunque sì, quindi hanno a che fare con anche i metalli. Ma poi sono anche capaci, per esempio, di muoversi in maniere molto diverse fra loro. Quindi abbiamo le cosiddette tassie, cioè per esempio la chemotassia, cioè spostarsi verso una concentrazione maggiore o minore di una sostanza che può essere cibo o repellente. Okay? Come lo fanno? Per esempio, utilizzando le strutture cellulari come i flagelli o le ciglia o il movimento ameboide, come nel caso delle amebe, che non sono per niente degli esseri pigri come quando poi si parla dell'ameba, ma per niente, Chissà com'è nata questa cosa dell'ameba. Anzi, sono dei attivi predatori, perché esiste la predazione anche nel mondo microbico, sono molto ghiotti di paramici, soprattutto. E poi, per esempio, abbiamo Bdellovibrio bacteriovorans, che entra all'interno di altri batteri più grandi di lui e li mangia dall'interno. Infatti, Bdello vuol dire letteralmente sanguisuga. Un metodo di spostamento particolare è quello dei magnetotattici, con Magnetospirillum magnetotacticum, che È dà a che veramente un fare. po' un nome da battaglia Esatto, questo sì. batterio Potete usarlo come magnetotattico. nickname nei vostri giochi di ruolo, nel caso, sapete. Per i E nerd questi che ci fa seguono. parte dei microrganismi, batteri magnetotattici, che sono in grado di accumulare al loro interno della magnetite. La magnetite è il materiale più magnetico che conosciamo sulla Terra, essenzialmente. E praticamente, quindi loro all'interno, nel libro c'è un'immagine, una catenella di queste palline magnetiche, che serve loro per muoversi seguendo le linee di campo magnetico terrestre. Diciamo che di questi batteri sappiamo ancora poco, li stiamo ancora studiando, non io personalmente come comunità scientifica, però sembrerebbe che, per esempio, il perché lo facciano potrebbe essere legato al fatto che seguendo linee di campo magnetico si possono raggiungere in realtà zone con concentrazioni di ossigeno maggiore o minore, perché per alcuni microrganismi l'ossigeno, che per noi è fondamentale, noi come esseri umani, per vivere, per altri microrganismi invece è letale, okay? Certo, è Quindi prendono tossico. l'ossigeno, muoiono, come è successo con la grande catastrofe, ma ancora oggi con i batteri del genere Clostridium, che ci possono essere particolarmente fastidiosi, come Clostridium botulinum, Clostridium tetani. Tra l'altro, anche su questo batterio, che ovviamente fa questa cosa abbastanza bizzarra, cioè molto tecnologica, di seguire questi Sì. campi, di orientarsi con il campo magnetico, anche questo, tu citi brevemente, ma è anche questo fonte di ispirazione per i ricercatori. Sempre nel campo di applicazioni mediche, perché poi spesso Sì.
No, si cerca in questo caso per la produzione di nanoparticelle, perché insomma c'è tutta un'area Nanoparticelle ovviamente. magnetiche che possono essere poi in diverse applicazioni, perché qual è il discorso? Che possono essere uno dei problemi principali delle nanoparticelle è il targeting, quindi iniettare, cioè Le mandi. se io ho un problema in una particolare sede del mio corpo, lo so, al fegato in qualche modo ci devono arrivare. Se io ti inietto una cosa nel sangue, non è detto che ci arrivi. Invece con le particelle magnetiche si possono direzionare mettendo letteralmente un magnete, quindi possono essere poi direzionate da quella parte, e mi ricordo appunto di aver studiato alcuni studi soprattutto legati al cervello che facilitava questo, il convogliare le particelle in un unico punto, e questo assolutamente favorisce il targeting o eventualmente il drug delivery Esatto, all'interno perché di un essere, di un animale. tra l'altro ti permette in maniera anche non invasiva a volte, no, di Ovviamente il governare. magnete non ci dà problemi fisicamente, perché noi all'interno sì, abbiamo metalli, fortunatamente, perché il ferro ci serve per evidenti motivi, Certo. però sì. No, invece sulla questione degli antibiotici che citavamo, no? Che è una delle armi sviluppate dai batteri o da altri organismi per combattere quantomeno alcuni tipi di batteri sono gli antibiotici che esistono di varie tipologie. La cosa ovviamente è attuale, no? La questione degli antibiotici, perché è uno dei problemi. Adesso noi siamo presi quest'anno a parlare giustamente della pandemia Covid-19, che temo ci terrà occupati ancora un po'. Però c'è un altro problema, diciamo, infettivo che ci riguarda, che è la resistenza agli antibiotici dei batteri, che è un problema crescente, tanto che è considerata un'emergenza dall'OMS, che prevede entro il 2050, o forse addirittura il 2030, che le infezioni batteriche torneranno a essere una delle prime 10 cause di mortalità, perché gli antibiotici funzionano meno bene, e che in realtà è attuale anche nel caso del Covid-19, perché ovviamente la pandemia ha causato, leggevo di recente, un utilizzo un po' fantasioso a volte degli antibiotici, un po' perché all'inizio non si sapeva che cosa fosse, c'è tante polmoniti, penso anche in Italia a gennaio, vabbè, poi si è ipotizzato che funzionassero come terapie, poi comunque in ospedale c'era un affollamento esagerato dei reparti, quindi si sono usati molto gli antibiotici, molto più del solito e molto più a casaccio, e quindi questo è un problema. E nel libro è interessante perché ricordi appunto che l'origine degli antibiotici sono i batteri stessi contro cui noi usiamo gli antibiotici. E una delle cose che racconti, che è molto affascinante, è il fatto che i batteri non solo sviluppano resistenza agli antibiotici naturalmente, cioè nel senso tramite l'evoluzione, che è quella che gli fa fare tante cose, ovviamente sviluppano eventualmente una resistenza, ma l'altra cosa è che si scambiano questa capacità anche tra loro. Perché noi siamo abituati a pensare all'informazione genetica come una cosa che ci passiamo da genitori a figli, no? Invece tu nel libro ne parli, ti dà un po' l'idea di, so, come se questi si scambiassero le figurine, che nel mondo microscopico c'è questa, no? E questa mi sembrava una cosa interessante, cioè come funziona, com'è che i batteri si passano la resistenza agli antibiotici tra loro? Sì, assolutamente. Per quanto riguarda gli antibiotici, la penicillina, che è il primo antibiotico naturale che è stato isolato da Fleming e dai suoi collaboratori, viene da una muffa, Penicillium crisogenum, che è un fungo filamentoso, poi lo chiamiamo in termini scientifici. Ma gli antibiotici, appunto, sono prodotti in realtà da muffe contro batteri, batteri contro altri batteri, batteri contro le muffe, insomma. Cioè, ma contro i funghi, insomma, c'è un po' una guerra aperta. Questo perché? Per accaparrarsi più cibo. Questo è il discorso. Chiaramente il fenomeno dell'antibiotico resistenza è importante considerarlo, ma anche lì è del tutto naturale. Cioè, è normale che nel corso dell'evoluzione, quando inizio a produrre per puro caso un antibiotico contro di te, tu potresti nel tempo evolvere la capacità di controbattere questa molecola, di essere in grado di farla a pezzi o di essere resistente a concentrazioni sempre maggiori. E poi io posso, sempre per caso, evolvere per produrne di più, produrne una cosa diversa. Diciamo che noi oggi quello che vediamo è una fotografia
di un lasso molto breve di tempo dell'evoluzione della vita sulla Terra, che è partita molto prima di noi, esseri umani. E quindi chiaramente nel tempo, diciamo, si sono manifestate tantissime strategie. Noi semplicemente vediamo il risultato della selezione in un dato momento, che però può cambiare velocemente, Certo. soprattutto quando introduciamo grandi quantità, magari sproporzionate, di antibiotici, quando non è necessario, come qua nel caso di combattere i virus. Qui si entra nella diatriba se i virus sono esseri viventi o meno, perché che per me non lo sono, infatti nel libro ne parlo poco, però no, adesso scherzi a parte, gli antibiotici non sono contro i virus, sono antivirali. Sì, esatto, bene ricordarlo perché, insomma, Esatto. capita Poi in realtà spesso. sulla definizione di antibiotico è complicato perché, per esempio, le molecole contro i funghi non vengono, cioè, quando si parla di antibiotici, tendenzialmente si parla di quelli contro i batteri. Sì. Poi Tecnicamente anche gli antifungini sono antibiotici, però vabbè, cioè, gli c'è qui c'è il antibiotici. problema delle nomenclature Va delle bene, cose. che, esatto. Parlando del trasferimento genico orizzontale a cui facevi riferimento, assolutamente sì, è un fenomeno normale negli esseri viventi, soprattutto tra i batteri, che possono facilmente scambiarsi dei pezzi di DNA, soprattutto dei pezzi di DNA circolare piccoli, che è uno dei loro modi di riproduzione, tra virgolette, se lo definiamo il sesso come uno scambio di informazione genetica. Hanno diversi modi, che per esempio la trasduzione che passa tramite l'utilizzo di virus, che normalmente sarebbero a volte nemici dei batteri, ma nel fare a pezzi dei batteri, a volte possono prendersi dei pezzi di DNA da questo e Certo. iniettarli all'interno di un altro. E se per caso questo viene integrato, e se per caso dà una caratteristica che potrebbe essere vantaggiosa in quel dato momento per quel dato microrganismo, potrebbe essere poi mantenuto e portato avanti. Poi abbiamo la coniugazione, in cui c'è letteralmente un filo, il pilo sessuale, che permette il passaggio di DNA da una cellula all'altra, della stessa specie, ma anche di specie diverse. Poi abbiamo la trasformazione che permette a un batterio di, diciamo, catturare del DNA che c'è nell'ambiente, lasciato lì chissà da chi, e eventualmente poter guadagnare una nuova funzione. Chiaramente, qual è il discorso? È che i geni che permettono la resistenza agli antibiotici sono particolarmente suscettibili a questo fenomeno se questi portano un vantaggio al Certo. ricevente. E quando gli danno un vantaggio? Quando in giro c'è l'antibiotico. Se in giro non c'è l'antibiotico, non gli danno un vantaggio. Quindi potrebbe non essere selezionato favorevolmente. Poi in realtà parlare di evoluzione è sempre complicato perché la nostra lingua è deterministica. Sì, no, si tende sempre a dare volontà e, no, e Esatto. pensieri. Allora, ci sono un bel po' di domande che io ho preso la discussione, stavo ignorando, che mi bacchetteranno. E alcune sono anche molto interessanti, quindi te ne faccio prima una che è legata a questo, e in generale cerchiamo di dare il più spazio possibile, che ci avviciniamo, manca un quarto d'ora. Allora, la prima è sempre legata ai batteri, e ci chiede Alessandra To, ci chiede, si potranno combattere i batteri resistenti agli antibiotici addestrando altri batteri? Cioè, a questo punto usiamo dei batteri contro i batteri che non ci piacciono. Oh, cioè l'idea di usare più in generale altri microrganismi per combattere quelli che ci danno fastidio è un'idea che. Allora, sì, per esempio, ho letto di esempi dello Vibrio bacteriovorans, che appunto attacca i batteri, utile per combattere batteri contro le piante, in quel caso, quindi per la lotta microbica nei campi. In realtà, un esempio che mi viene in mente, più che altri batteri contro batteri, che potrebbe essere un'opzione, mi viene in mente più l'uso invece dei virus batteriofagi, che appunto sono in grado di eliminare i batteri. A noi come esseri umani non fanno niente perché attaccano solo le cellule microbiche, co considerando comunque che noi come esseri umani Siamo pieni. siamo pieni, quindi non è detto che una cosa che cancelli completamente i nostri microrganismi ci faccia bene. Però un vantaggio di utilizzare i virus, che per quanto per me non sono esseri viventi, ma per tanti lo sono, uno dei motivi per cui si può dire che possono essere dei viventi è che evolvono. Quindi
Quindi, quale sarebbe il vantaggio di usare il virus? Che i virus evolverebbero nella battaglia contro i batteri stessi. Quindi, ipotizziamo che il batteri che vogliamo sconfiggere, in questo caso, non so, della tubercolosi, sparo una malattia a caso causata da un batterio, nel caso in cui evolva casualmente per diventare più resistente ai batteriofagi che gli abbiamo dato, il virus a sua volta potrebbe mutare, evolvere ulteriormente per controbattere. Quindi diciamo che non sarebbe, non è detto che sia poi necessario l'intervento esterno dell'essere umano per, diciamo, intervenire da arbitro È un in questa po' sfida. questa idea della terapia viva, no? Anche se tu dicevi giustamente che i virus non sono vivi, quindi però insomma sicuramente che No, si adatta. per me non lo sono, però diciamo che C'è un rispetto anche dibattito, c'è un quelli dibattito. sandalle per i vivi, quindi lo rispetto lo stesso. Va bene. Ascolta, giustamente Agnese ci ricorda, visto che tu citavi gli antifungini, gli antimicotici, che c'è un problema di resistenza anche su quelli. Certo. Quindi, al di là che li includiamo negli antibiotici o no, ci fa questa domanda ed effettivamente è un po' così, no? Quindi. Allora, non so se esiste un allarme specifico, mi viene in mente di meno per un motivo semplice, che i funghi in generale, cioè numericamente parlando, sono più le malattie causate da batteri, soprattutto quelle più gravi, che non dai funghi, nonostante ce ne siano alcuni che possono Sì, causare. certo. Allora, parlando solo di Candida albicans. Che ovviamente è noto primariamente per la vaginosi batterica, la vaginosi appunto funginea vaginale, può causare problemi anche noi uomini, nel senso che con un cromosoma Y, in quanto a parte che può dare problemi a livello genitale anche a noi, ma in quanto esseri umani può dare problemi a livello orale con il famoso mughetto, la lingua bianca nei bambini soprattutto. A livello intestinale e anche a livello polmonare, perché può causare una polmonite, ok? C'è per esempio Cryptococcus neoformans, che appunto causa problemi ai polmoni, e anche quello è un lievito, Candida albicans è un lievito. Qual è il discorso? È che sicuramente la resistenza antimicotica è un tema che secondo me è di serie B, cioè non è che per me è di serie B, a livello mediatico è di serie B Sì, rispetto a purtroppo tutta non se ne parla la. tantissimo. Nonostante, soprattutto nell'ambito della medicina di genere, è un grosso problema perché le donne e ginecologi e ginecologhe che lavorano in questo ambito sanno che le recidive da Candida sono un grosso problema sia a livello vaginale, ma anche a livello ungueale, quindi l'onicomicosi, che riguarda appunto le unghie delle dita e dei piedi, possono dare problemi. Secondo me diciamo, l'allarme è meno lanciato perché stiamo parlando comunque di infezioni che sono gravi per chi le subisce, ma non sono viste evidentemente ancora come un pericolo così grosso, come un pericolo, cioè E poi l'onicomicosi. probabilmente è un utilizzo anche L'onicomicosi. minore nel caso Esatto. degli Allora, antimicotici l'onicomicosi è rispetto a. sicuramente un problema debilitante nei confronti di chi ce l'ha. Probabilmente a livello di opinione pubblica, non essendo la tubercolosi che ti uccide essenzialmente, probabilmente viene considerato come un problema di serie B, cosa che non è, ok? E Certo, questo certo. secondo me è anche un problema sociale, collegando alla vaginosi, alla vaginosi funginea, chiaramente perché? Perché essendo un problema femminile, purtroppo nella società viene ancora considerato come un problema di serie B. Quindi Ah, certo. questo va all'interno anche sia della medicina di genere, ma anche di parità, eccetera, eccetera, di No, certo, discorsi c'è tutta una sociali. tematica aperta Sicuramente di una tematica percezione. forte, perché ovviamente noi da uomini, io e te, non No, sappiamo quali certo. sono i problemi legati alla candidosi vaginale, cosa che invece, infatti, tante donne, quando poi parlo del tema della candidosi, mi dicono che c'è questo discorso delle recidive, eccetera, eccetera, delle malattie anche debilitanti che possono emergere. Però, prendendo il discorso che diceva appunto Agnese, secondo me questo può anche essere uno dei motivi. E poi anche perché a livello di pubblico non percepiamo i funghi o i lieviti come un pericolo, tanto che non li consideriamo quasi mai contro nei microbi, nei famosi microbi, si pensa sempre ai batteri.
quando in realtà Anch'io, molti infatti, di essi continuo a possono dire darci più. parte. Esatto. Io sono la rappresentazione della popolazione. No, allora, ti volevo fare un'altra domanda che ci è stata posta per cambiare argomento. Stavamo parlando anche un po', no, di medicina, di resistenza agli antibiotici, però appunto uno degli elementi del libro è che assolutamente si spazia parlando di batteri, si parla di spazio, si parla di ricerca della vita, si parla di biotecnologie, PCR, si parla di medicina, si parla anche di ambiente. Allora, siccome tra l'altro è anche un po' quello di cui ti occupi strettamente tu, c'è una bella domanda di Lucia Senini che ci dice: si possono utilizzare i microrganismi per degradare le plastiche? Praticamente il tema della plastica è un tema sentito per buone ragioni. Che ci possono aiutare i microrganismi? No, ci stiamo Allora, illudendo. Che speranze la ci sono? risposta è sì, ma dobbiamo andare con i piedi di piombo, nel senso che abbiamo isolato un batterio, Idoenella sacheiensis, in Giappone, diciamo, le acque reflue di un impianto di riciclo del PET, che è il PET, poi ti viene intitolato la plastica delle bottiglie, per intenderci, quella con codice numero 1. Ovviamente, inciso, quando parliamo di plastica intendiamo una vastissima gamma di materiali molto diversi fra loro, quindi essere capaci di degradare il PET o il polistirene c'è un abisso, sono due molecole completamente diverse fra loro. Quindi, soffermandoci sul PET, sì, è capace di degradarlo, quindi grande festa alla corte di Francia quando è uscita questa notizia. Purtroppo, qual è il discorso? Che sì, lo sa fare, ma molto lentamente, cioè riesce a degradare un film molto sottile di PET e ci mette un sacco di tempo. Quindi l'idea che prendo la bottiglia, la sciolgo dentro l'acqua che c'ha dentro i batteri, per ora è molto lontana. Ovviamente averlo scoperto è molto importante perché va nella direzione di riuscire ad avere delle strategie utili per sbarazzarci della plastica che non viene riciclata, non viene riutilizzata, ma che finisce purtroppo negli oceani causando dei grossi problemi. In questo senso, anche diversi, soprattutto i funghi, sono molto bravi da questo punto di vista. Per funghi intendo soprattutto quelli che sono a metà strada con i microrganismi, cioè soprattutto quelli che crescono sulle cortecce degli alberi, perché le cortecce degli alberi, sembra banale, ma sono molto resistenti all'attacco microbico, se non che se non fosse così verrebbero letteralmente mangiati vivi dai microrganismi che ci sono nell'aria. Il fatto che riescano a reggere anche migliaia di anni vuol dire che sono molto resistenti. Questo perché hanno delle molecole recalcitranti, cioè molto dure da spaccare. Ma come ci ha enunciato Ernest Gale nel 1952, abbiamo questo concetto dell'infallibilità microbica, È un che concetto filosofi. molto bello perché volevo ricordare che c'è stato Piergiorgio Diffredi di recente, che lui Sì. ironizza spesso sull'infallibilità papale, però l'idea dell'infallibilità microbica mi è piaciuta un sacco questa idea. Cioè, che si Cos'è che è potrebbe l'infallibilità microbica? filosoficamente si potrebbe tradurre in life finds a way, nel senso che per qualsiasi molecola naturale che esiste in natura, mettiamola così, esiste un microrganismo o un set di enzimi capace di degradarlo. Al netto di cosa vuol dire degradarlo, cioè semplicemente spaccarlo in pezzi più piccoli, degradarlo completamente, trasformarlo in anidride carbonica alla fine della fiera? Punto di domanda. Chiaramente il PET esulerebbe in teoria da questo principio perché non esiste in natura il PET, è una molecola che abbiamo inventato noi esseri Creato noi. umani. Però esistono delle molecole simili in natura. Quindi andare a cercare i microrganismi che normalmente crescono, per esempio, sulle cortecce degli alberi, può essere molto utile perché sono già naturalmente in grado di mangiarsi delle cose particolarmente poco digeribili. Oppure una cosa che possiamo fare, e nel libro uso la metafora di Holly e Benji, è di fare La ricordo. scouting e andare o a cercare dei talenti naturali che ci sono in giro, o indurli, cioè con la cosiddetta evoluzione indotta, si prendono dei microrganismi che sono promettenti e poi gli si dice: ok, adesso ti mangi questo, buona fortuna, e questo può essere il PET.
O può essere. Allenamenti spiacevoli per i batteri o per i Esatto. microrganismi Però, in siccome i generale. batteri evolvono velocemente, perché si duplicano batteri e microrganismi, adesso mi hai attaccato questo con Vedi, ce l'ho attaccata. Adesso sei le fregato. batterie. Esatto. Possono evolvere velocemente, quindi se siamo in grado di selezionarli in maniera specifica, possiamo andare a identificare quelli che ci possono essere utili. Oppure possiamo andare a fare la modificazione genetica. Quindi, per esempio, prendendo Idoneella sacaiensis, che non è un gran corridore, non è che cresce molto bene, potremmo prendere i geni che codificano per gli enzimi che servono a Idoneella sacaiensis per spaccare il PET, metterli in un batterio che invece sappiamo essere molto più bravo, tipo Escherichia coli, di essere una veramente una Ferrari da questo punto di vista, e fargli produrre in gran massa questi enzimi e poterci aiutare a trovare una soluzione nella degradazione della plastica, del PET, chiaramente. Poi, Poi già. su tutte le plastiche, però diciamo che sicuramente, ed è anche una delle cose di cui ti sei occupato, insomma, questo tema di andare a caccia in natura di soluzioni ai problemi ambientali, nell'ambito soprattutto Certo. diciamo, tra i microrganismi, è sicuramente una strada da percorrere. Allora abbiamo 2 minuti, c'è una domanda che io comunque ti faccio, però hai un Vai, minuto per rispondere vai, perché rispondi in un devo stare minuto, nei tempi. E prometto. Elisa ci chiede. Si conoscono i meccanismi molecolari per cui il rame è antimicrobico su molti microrganismi. Questa te l'ho fatta apposta, difficile per Quindi un chiudere. Questa è minuto. un'interrogazione. Allora, a parte che ci sono alcuni microrganismi che si mangiano benissimo al rame, per esempio Cupriavidus necator, che inizia per Cupr, non a caso, perché ha a che fare con il rame, anzi alcuni li usano per l'energia, motivi possono essere molti, per esempio andare o a disrompere delle funzioni cellulari che si basano su altri ioni metallici, come possono essere ioni metallici bivalenti, per esempio, come nel caso del rame, e andare a disturbarli. Quindi nelle funzioni metaboliche, mandando letteralmente il cortocircuito alla cellula, oppure ancora possono andare a sostituirsi ai metalli che servono, per esempio, per la struttura tridimensionale delle proteine, o a disturbarla, quindi andando a creare delle strutture che non sono quelle poi più corrette e rendendo la proteina non funzionale. Se quella è una proteina che serve per, non so, la glicolisi, sparo a caso, che è fondamentale per la maggior parte dei microrganismi, diciamo che la cellula non è più in grado di ottenere l'energia dal cibo che utilizza, e quindi poi muore. È finita. Allora, ce l'hai fatta a rispondere in un minuto, tra l'altro spiegandoci appunto, cioè, quest'ultima domanda era simpatica, che ci ha fatto vedere come poi, cioè, veramente noi gli diamo delle volontà, però tu in un capitolo che si chiama appunto Microchip richiami il mondo delle macchine, perché effettivamente sono un po' delle piccole macchine, no? E sono fatte di materia, interagiscono con la materia, quindi questa spiegazione era molto interessante. Io direi che siamo alla fine di questo percorso. Abbiamo toccato, nonostante le piccole dimensioni del libro, solo alcune delle tematiche. Abbiamo lasciato fuori il microbiota, quindi cioè, chiaramente dovete, Sì. credo, recuperarlo. Io vi saluto anche con questo ringraziamento a Stefano che arriva da Matteo, che dice ci vorrebbero più persone come Stefano impegnate nella divulgazione, che ci portano il fascino della Grazie divulgazione. Matteo. Tra l'altro con grande, veramente grande competenza che nel libro si vede. Nonostante Quindi, non so. nonostante la maglietta di non so, quindi niente, Stefano, noi ti ringraziamo tantissimo per essere stato con noi. È stato un piacere discutere insieme del tuo libro Piccoli Geni, che è stato anche un piacere leggere. Grazie a te per l'invito e per la felice chiacchierata e a tutti quanti per aver seguito e per le costruttive domande. È un piacere partecipare con voi agli eventi di Bergamo Scienza, quindi volentieri. Grazie Stefano, grazie mille. Allora, io vi saluto facendo il recap degli appuntamenti. Adesso io li ho scritti perché l'altra volta mi sono incartato e invece di Me li segno ricordare, anch'io. esatto, invece di ricordare il tuo ne ho detto un altro. Quindi questa volta li ho scritti, non lo sapevi, ma è andata così. No, allora, giovedì prossimo, 25 febbraio, sempre alle 18:30, c'è il primo evento del Comitato Giovani, Piante e Insetti possono risolvere un omicidio? Che è una bella domanda, con il naturalista Matteo Ruzzon.
Mentre con me, per vostra sfortuna, ci si rivede il 18 marzo con il nuovo appuntamento di Leggere la Scienza, e questa volta parleremo del libro Il giro del mondo in 6 milioni di anni con Andrea Brunelli, che è uno degli autori, insieme a Guido Barbugliani. Che dire, ci salutiamo, grazie a tutti per averci seguito e grazie ancora a Stefano per essere stato Buona con noi. serata, ciao Nicola, Buona grazie a te, serata. ciao a tutti.